improvvisato, yeah. Allora, apriamo, vediamo. Allora, dico subito le caratteristiche. Allora, è un Air Fresh T21, 1700 watt, poi vabbè è quella con capienza più grande, quindi da 5,5 litri. Ci sono anche di capienza più grande, ma questa è una media capienza, diciamo. E ora apriamo, vediamo come è fatta dentro. Vuoi vedere te? Allora, prima di tutto c'è il libretto appunto delle istruzioni. E ora andiamo ad aprire. Allora, ci siamo cambiati perché Bubu è venuto in collo. Oh. Facciamo così, se no aspettiamo. È meglio. Tutto. Allora, ragazzi, l'apertura praticamente, guardate, mi fa vedere Alessio come si apre. Ma niente, è solo da tirare. È da tirare a pressione. E poi all'interno c'è il suo cestello, vedete? Grande. Grande. Quindi tipo ci potete fare anche, che ne so, il pollo, questa roba qui un po' più ingombrante. All'interno poi c'è un secondo cestello, sposta quel cestello. Quale? Quello lì che c'hai in mano. C'è un secondo cestello appunto. Ed è così per ora. Vedete, questi sono i pezzi. Così passa l'aria sopra. Così passa l'aria e fa l'effetto ventilato. Ah, giustamente, prima non ve l'ho detto, questa è quella elettronica. Quindi praticamente si può gestire tutto tramite telefono. All'interno c'erano, vabbè, oltre alle istruzioni, che sono queste qui, c'è anche questo libriccino, che praticamente è il libro delle ricette. Ovviamente c'è qualche ricetta. Tipo i gamberi, la pizza, come fare la pizza, come fare magari la carne e tutto, perché appunto si può comandare tutto da via telefono. Allora ragazzi, ora ho dato una prima lavata alle pentole, diciamo al cestello. C'è scritto appunto di lavare con acqua calda e di lasciare asciugare, perché dice deve asciugare bene prima di farsi fare qualsiasi cosa. Ragazzi, la stiamo facendo una prima prova così, senza niente, perché c'è scritto appunto di fare una prima prova senza niente. E stiamo scaricando qui l'applicazione. Stiamo facendo l'account, vedete, c'è proprio l'applicazione. Vedete? Che controlla lo stato della macchinetta in questo momento, perché appunto non è attaccata, l'attacchiamo. Allora, vedete, si è acceso il display, dove appunto sul display ti dice cosa vuoi fare, quindi patatine, fish, pizza, pollo, vabbè, di tutto. Vedi che potete fare anche i dolci, non so cosa inquadra, ok, potete fare anche i dolci, potete fare insomma la pancetta, di tutto. Poi c'è, vabbè, il meno, il più per il tempo. Poi, no, qua la temperatura, qua il time, qui il play. Qui vabbè, l'ora che li vuoi impostare e tutte le varie cose. Vedete, qua c'è minuto. Allora proviamo a fare il primo 5 minuti di preriscaldamento a 188. Preriscaldamento per vedere se funziona. Che ce l'aveva già lui preimpostato. Che era già appunto preimpostato qui. Sentite il rumore? E vedete? Ti dice ti sta preriscaldando a 188 per 5 minuti, vedete? E sta andando. Ora abbiamo fatto i nuggets di pollo, quelli fatti in casa praticamente. Ora li andiamo a mettere. Abbiamo già messo quello che dobbiamo fare qua sopra. E voilà! Guarda, qua praticamente ce ne entrano, ma un bel po', ragazzi, comunque. Okay. E voilà, vedete? Adesso le abbiamo messe tutte, praticamente c'entravano tutte. Le rimettiamo dentro. E voilà, riparte. Okay. Ah, ragazzi, ci abbiamo fatto anche il pane. Ora vabbè, il pane l'abbiamo messo quando, cioè, quando era già spenta. Però guardate, guardate le mie. Cioè, guardate, sono belle croccantine, perfette. Super approvate. E voilà, con la friggitrice ad aria, sia il pane che i panini e anche le patate. Calcolate, noi le abbiamo messe tipo 8 minuti e sono venute belle croccanti così. In più ci avevamo anche la salsiccia, vedete? Ha cotto anche la salsiccia.
guardate, pane e patatine fatte con la friggitrice ad aria, 8 minuti.